Direi che siamo già pronti, tutte le ragazze sono già in fila, a coda. Partiamo con un interessante comunque programma per questa serata denominata Hafla sotto le stelle. Non è Al Jazeera, più rapida. Non posso essere Al Jazeera, mi dispiace. Dunque, però io so già che voi siete comunque abbastanza informati sul tipo di danza che verrà eseguita questa sera e comunque mi fa piacere per chi non sa o per come me, come ignoro comunque un po' l'argomento della danza tribale, vi vorrei sottoporre all'attenzione alcune notizie che riguardano questo tipo di danza per chi l'ha già approcciato o per chi vorrebbe approcciarla per il futuro. Magari se la nostra regia abbassa un pochino, così richiamano la vostra attenzione. Bene, la danza è un miscuglio di tante danze riunite in un'unica metamorfosi. L'American Tribal Style, Belling Dance, è uno dei gruppi che comunque vedrete anche questa sera. L'American Tribal Style, Belling Dance, è una particolare danza ideata da Carolina Nericcio nel 1987, nonché di meno a San Francisco in America. Mette un insieme di passi e posture dalla danza orientale, dagli stili popolari del Nord Africa. Con il 1987 ad oggi incomincia a prendere piega non solo dal Nord America al Sud America fino qua in Europa e anche in Oriente. Belling Dance Carolina voleva contrapporsi a queste certe degenerazioni moderne della danza del ventre e del cabaret un'immagine della donna del corpo femminile come oggetto d'uso consumo del maschio. E questo ovviamente i maschi credo che lo sappiano. Nell'ATS la danza è uno strumento di espressione della donna per altre donne. C'è un'interazione costante tra le danzatrici, ognuna a turno può diventare una leader e guidare le compagne con la sua improvvisazione. Eh sì, capita, la diretta. Si creano così diverse formazioni, con le danzatrici possono disporsi a un triangolo, quadrilatero, cerchio e si sviluppa un vero e proprio codice che attraverso segnali prestabiliti permette a tutto il gruppo di prevedere quale sarà il prossimo movimento che la leader andrà a consegnare o introdurre nella sua sequenza di improvvisazione. Nel creare questa danza, Carolina Nericcio si è propagandata ai gitani che lasciarono l'India diretti in Nord Africa. Portava con sé quello che era abituato a danzare, ma poi è stata un'influenza dalle minuscole, da altre gente di altre etnie. Così ha creato un'arte a partire dai fondamenti della sua insegnante, Masha Asher, e li ha abbelliti con le nuove idee che via via andavano sviluppando. Il senso di questa particolare e raffinata danza è quello che comunemente si dice mettere insieme tutto il meglio delle culture che si rappresenta. L'esotismo, i ritmi suggestivi, ipnotizzanti, giocosi, la ricchezza dei costumi e che in sé caratterizzano tipiche del folklore e di etnie diversi, monili, indiani, afghani, turchi e mense gonne gitane, coloratissime, acconciature che lasciano il fiato in sospeso, ricordano anche quelle flamenco, il tutto condito dall'uso e delle cima e cimbali con l'abilità e la padronanza di danzare in pubblico dell'Occidente. Signori e signori, in questa serata... Grazie. Facciamo partire le ninfe tribali capitanate dalla signora Katia
che posso dirvi in due parole, vi raggruppo comunque giusto la nascita di questo progetto Ninfe Trebagli. Nascono un anno fa a Grosseto, fondata dalla signora Katia Capitani, dall'esperienza di una lunga danza orientale e grande passione per l'Oriente in sé per stesso, e approdare ovviamente poi alla fine all'ATS. La parola ATS, comunemente detta ATS, American Tribal Style, libero stile, americano libero e tribale stile. Studia danza e negli anni si continua a conseguire corsi privati a Salò. E il suo comunque obiettivo è quello di diffondere questo tipo di danza come metaformasi della donna e riportarla alla sensualità e alla completa femminilità. E cosa vi posso dire? Stasera è un intuglio, è un connubio gradito e esemplare di danze. E partiamo in questo caso dal gruppo completo, non al completo credo, delle nostre ragazze Ninfe Tribale, da cui Angela, Deborah, Maria, Angelica, Dora, capitanate da Kate Capitani, signore e signori, le Ninfe Tribali. Parte. Il bello della regia in diretta.
Acqua con la naturale con i bicchieri. Thank you.
filled every day. In volatile space, Jung and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. Signore e signori,
canzone delle Habibi Belling Dancer con Mirko Sili. Ecco, così termina la nostra prima parte, e magari se volete passare altre ragazze, grazie. La cara de la vida en tus ganas.
poco a poco, muy poquito, en tus cosquillas. Me acomodo, te incomodo pa' que rías y me cuelo en este enredo sin llamar, sin avisar. Soy tu aire, soy tu agua. Te me bebes y atragándome respiras, te salpico, te me tragas. Y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos, me los pongo en mis enaguas. Hago y trizas tus lamentos, creo fantasías locas y confundo tu memoria con la punta de mis besos. Thank you.
Grazie, capitani. Serata Hafla sotto le stelle, e direi che potremo invitare a ballare ad ognuno a piacimento tutte le nostre squadre. Non sono in gara, ma è una comune serata di armonia, di bellezza, sperando che le nostre ragazze vi hanno regalato un po' di allegria, di sensualità, un po' di oriente, un po' di gypsy, un po' di flamenco. Ladies and gentlemen, le nostre ragazze, prego. Thank you.
Una delle espressioni della massima femminilità è proprio all'interno di questa danza. E stasera... Gentili ospiti, vi attendiamo. La prima sono io. Bene, se partono le ragazze partite anche voi, eh? Alzate la mano chi non vuol dire. Avanti, via, brave! Brave, brave, brave! Così! E c'è i bambini ovviamente, gli adulti sì, ma i bambini no. Sono invitati anche i maschi, eh? Non state seduti intimiditi. Venite, prego. Ognuno danzi come si sente. Thank you.
Chiamalo! Un attimo! Mettere giù il cus. No, mi ha dato una fotocamera adesso. Stanno giocando con i cuscini. Ah, chi? Alessio! Ancora? Alessio! No. È di là, è di là, è di fronte a te. Ecco, ormai, abbiamo cicciato il cicino. L'ho staccato il cicino, molto da piangere. Hanno da piangere.
bisogna dire anche degli altri ragazzi. Thank you.
L'ultimo pezzo. Basta. Io. Se avete piacere. Bene, allora con questo ultimo brano io direi di poter chiudere la serata. E ringraziamo gli ospiti di casa Villa Buccini e Weslati. Ringraziamo anche le nostre danzatrici, i nostri semi di ospiti che ci hanno trattenuto. Vado a... Inshallah. Tusbah ala khair. Have a nice, good day.